Inauguriamo oggi una rubrica rivolta ai docenti che intendono partecipare al prossimo concorso a cattedre. Il concorso è sempre una tappa fondamentale nella carriera professionale di un docente e quindi è bene prepararsi in modo accurato, in modo adeguato. Allora, intanto incominciamo con il ricordare che entro la fine del mese di marzo chi intende partecipare deve presentare la propria domanda di ammissione. Intorno alla metà di aprile conosceremo poi le date e le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte, le prime prove concorsuali, che se non superate non consentiranno l'accesso alle fasi successive. Quindi la prova scritta è una prova assolutamente decisiva. Come è strutturata la prova scritta? Il bando lo spiega e dice che ci sono 8 quesiti in tutto, 6 a risposta aperta e 6 a e 2 a risposta chiusa. Che cosa vuol dire questo? Che ci saranno 6 quesiti su tematiche di ordine metodologico, pedagogico e didattico e in pratica saranno 6 tracce che consentiranno ai partecipanti, ai candidati di argomentare sul tema offerto dalla traccia. I 2 quesiti a risposta chiusa sono invece quelli che riguardano la lingua straniera, inglese, spagnolo, tedesco e francese per la scuola secondaria, mentre sarà la lingua inglese per la scuola primaria. Ecco, questa è la struttura di base delle prove scritte, e quindi che è bene conoscere in modo da avere un primo orientamento su come organizzare la propria preparazione. La nostra casa editrice ha già predisposto molti materiali, corsi online, ebook, webinar, che possono sicuramente essere utili per una buona preparazione. Quindi vi invitiamo a consultare l'apposita sezione del nostro sito dove tutti questi materiali sono raccolti e presentati. Nelle prossime puntate di questa rubrica entreremo di più nel merito dei diversi aspetti, delle diverse problematiche della prova scritta e forniremo qualche suggerimento operativo.